Questa trasmissione si occupa di cortometraggi di cinema indipendente, di cinema o video, cioè che non ha una produzione alle spalle, ma viene realizzato con mezzi estremamente limitati. La trasmissione è ad opera di Corte Tripoli Cinematografica, un'associazione culturale senza scopo di lucro con sede a Pisa. I registi che noi vedremo all'opera però non sono esclusivamente di Corte Tripoli Cinematografica, ma provenienti anche da tanti altri cineclub di tutta Italia. Cool, no. 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 No, 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 Kuleshov, no. I piani e i campi cinematografici possono variare anche all'interno di una singola inquadratura, per esempio per uno spostamento degli attori, oppure anche per un movimento di macchina in panoramica, carrellata, eccetera. Mozukin, primo piano neutro. Un vero regista ha ancora la vescica piena quando tutti si sono pisciati addosso. C'è poi il montaggio parallelo o alla Arrivano i nostri. Allora, vediamo un po' col mio topino qua di ripassare le ultimissime cose. Campo e controcampo è facilissimo. Campo, controcampo. No, c'è lo scavalcamento di campo. Così. Poi, la sceneggiatura so tutto. Zavattini disse che un'idea può stare in un pacchetto di cerini. E un soggetto in una cartolina postale. E allora stiamo lì a perdere. Sintesi. E poi. No. No, l'effetto Kuleshov, quella è l'unica cosa che non. Vabbè, l'effetto Kuleshov no. Tanto. Fammi sapere, eh? Ok. Buona. Lozio. Regola numero uno. Per andare avanti in tal cinema, la vola tessera giusta, argomento giusto. Ampia quozione da tessere. E adente rughe.
Te. Parliamo un po' di Kuleshov. Kuleshov aveva un attore che si chiamava Mozukin e era neutro. Forse omosessuale. Vedete un po' se qualche dunchi dentro gli sa parlare per bene da Kuleshov e non di Orso Male come qualcun altro. Kuleshov e non Kuleshov, come qualcuno erroneamente dice, aveva trovato in un magazzino di resti di pellicola cinematografica un primo piano neutro dell'attore Mozukin e non Mozukin, come qualcuno erroneamente dice. La seconda immagine era invece una bambina piccolina, molto graziosa, che giocava col cerchio. E tutti hanno detto che tenerezza, quanto amore quest'uomo. E la terza immagine è un cadavere. E tutti sono inorriditi, si sono pietrificati dal dolore che quest'uomo sapeva esprimere. Invece il primo piano era neutro. Da questo si deduce che le singole inquadrature non hanno un valore assoluto, ma relativo. E il montaggio, quindi, assurge ad un ruolo molto importante nella realizzazione di un film. Ma io ho gli incubi la notte con Kuleshov. Gli incubi? Mi viene in sogno Mozukin che mi rincorre col suo primo piano neutro, tutto incazzato. Ma sei ridicolo, non studi. Vabbè, però c'ho tanta fantasia. Che fai, ci provi? No. No. Sì. Ma non hai capito niente. Io amo il maestro, ma non hai visto che classe, che linguaggio forbito? E te studia un po', somaro, no? Si accomodi. No, grazie, non si stai a disturbare. Ma per carità, professore, per me è un onore. L'onore è tutto mio. È imbarazzante, mi creda. Ma non si può andare avanti a ruolo inverti. Me sono un povero illuso. Lui, il maestro. E sono venuto a studiare il rospo e lo vuoi far fino in fondo. Me sono stato geloso da lui fin dalla prima volta. Ho sofferto per la sua intelligenza, ma che dio intelligenza, genialità! Beh, e se deve dire tutta la verità, anche fisicamente, lui così alto, bello, biondo, occhi azzurri. Già, e pensare che io invece ho fatto di tutto per assomigliarti. Guarda come mi hai ridotto. Il mio perdona! Eh sì, è facile ora chiedere perdono. E chi sono io, il dottor Kildare? Biancheria dei sette nani? Mastro Don Gesualdo? Cosa c'entra? Me la lasci fare la mia scena madre o no? Sì, sì. Il mio perdona! Sì. Ma non farti più vedere. Ho un zamoppi appuntato con un monastero tibetano. Avo. Mi aspetto l'aereo Pisa-Tibet. Grazie. Addio. Addio! Attento agli scalini! Solo un'infatuazione. Il nostro è nozionismo, noi si studia il cinema. Tu sei cinema. Che artista maledetto. Prendimi. Beh, stai correndo, piccolina. C'è una lunga lista d'attesa. Ma ti prego, abbi pietà di questo corpo che ribolle di passione. Beh, effettivamente sembri una gatta sul tetto che scotta. Ma che ne sono? Le 7:30. Ma che cazzo c'entra? Vabbè, mi è venuta, no? Ma pensa a godere, traia. Così va bene, cicca. Ora sei caldo al punto giusto. Puoi venire. Grazie. Vado a Florentino, io frigo Bogart insieme. Solo? No, anche Paul Newman, Alain Delon.
Schwarzenegger, Marlon Brando, Richard Gere, sì. Gino Cervi. Eh? Eh? Senti, Cicca, voglio semplificarti le cose. Chiamami semplicemente Stallone. Ah, Silvestre Stallone. Stallone, punto. Kuleshov. Da, Kuleshov. Oh, Kuleshov, non importa. Disturbo? Si stava ripassando. Ripassando. Io chiedo a voi, grande maestro cinema, molta clemenza. Cos'hai combinato, Io so che voi sa, ma volere mie confessioni, da? Esperienze Kuleshov non poi così importanti. Diciamo pure che sono delle stronzate. E ecco, forse sue parole più precise. E noi ci siamo portati in giro un bluff per tanti anni. 80. Già, e io che mi facevo prendere dagli incubi. E erano altri momenti. C'era la rivoluzione di ottobre, la guerra fredda, la primavera di Praga. L'estate di San Martino, oh! Kuleshov, e sei un po' stronzo. Se non disturba, avrei portato un ospite. Vieni avanti, Mozzucchino! Mozzucchino? Da! Mozzucchino! Oh, Mozzucchino, non importa. Grande maestro, reso famoso in tutto il mondo, mio primo piano neutro, in chiaro modesto. Se proprio dobbiamo dircela tutta, il tuo primo piano neutro fa cagare. Erano altri tempi. C'era la rivoluzione d'ottobre, guerra fredda, estate di... Arrivederci, buone cose. Addio, maestro. Attenti agli scalini. Ah, porca la mosca! E ora riprendiamo a ripassare. Devi aiutarmi, ho avuto un incubo. Eh? Cos'è un primo piano neutro?
sono anch'io. Non parte? Capolinea! I casi di encefalopatia bovina preoccupano il ministero. Non meno grave la situazione delle acque, con migliaia di pesci morti lungo le sponde dei nostri fiumi. I veleni usati in agricoltura poi stanno determinando una contaminazione senza precedenti. Offre che arriva ultimo. Giusto? Paga Francesco. Andiamo. Secondo me arriva giusto giusto per il conto. Per me è il solito. Paga Francesco. A parte il fatto che sono segreto di un solito. E poi chi cavolo è questo Francesco? Sarà meglio che paghi te? Allora in pratica mi ci metti una sconsentita. Vai. Vai. Sempre vai. L'ultimo. Ora paghi tutto. Il culo tutti andate. Ecco è lui. Ora ti paga tutto. E comunque per me è un doppio malto triplo che capirosca meglio. Eh? Poppa. Arriva il barista nuovo. Vieni, un condominiale per tutti. Pago io. Ragazzi, un brindisi a quella che finisce per no. Per no. Cos'è? La topa, no. Bravo, ragazzi, sempre. Zitti un attimo. C'è qui Pitone che mi dice che c'è una festa bomba in un villone verso... Ma Pitone non fa caro, dai. No, guarda, dice che è una bomba e che è una distesa di figa. Si va? Oh. Andiamo. Okay. Pitone, se arriva, tra mezz'ora siamo qui. Tienilo dentro, Pitone, aspettaci. Dopo si fa una figuraccia a tutti. Ciao, ragazzi, chiudo io. Solo voi? No, bravo. E questo invece è Lorenzo. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ma voi come vi conoscete? Siamo in te. Dove
Insomma, secondo me ci stava. Mi sembrava propensa. Oh sì, ma non ci stava come il cavo della merenda. Cioè? Non ci stava. Che legno saresti? Allora, fra, quelle ci stanno. È buono, tra un pochino torniamo. Se no, siamo troppo insistenti. Abbiamo preso dei punti, giochiamoci. Sì, andiamo a cercare, vai. Vai. Sono più. Bravo Francesco, io i punti li darei a te, ma di sutura. Porca puttana. Oh, dove sono andati? Chi? La fata turchina. Greta e le sue amiche. E chi se no? Ma mi avevano detto che andavano al Mississippi. Al Mississippi? Perché? Ma quello sul mare, l'ex Tuca ha cambiato gestione. Vabbè, ragazzi, andiamo al Mississippi. Tieni, io vado con Stefano. È meglio, segno qui. Vai, bucine. Vai, andiamo al Mississippi, stasera ci sbilancio un po'. Sei sicura che andavano al Mississippi? Si chiamano. Hai il numero? Passa un po' d'orgoglio, vai. Ora la chiami, Ciccio. Come si chiama la tipa? Greta. E mi ha anche presentato. Non mi ricordo come si chiama mia mamma. In quella testa è un neurone solo, malato di solitudine. Quanto fumi, passa. O mettiti la cintura. Dammi il telefono, vai. Chiamo io, buoni. Greta, alza. Dammi il telefono. No, lascialo. Ciao, dimmi. Greta. Ho incrociato una sola volta i tuoi occhi e già mi manchi da morire. Ti giuro che non avrò pace se non ti rivedrò stanotte. Vai in centro, vengo in centro. Vai a casa, vengo a fare Romeo sotto il tuo balcone. Vai a Stoccolma. Vengo anche a Stoccolma. Tanto la macchina è di Stefano. Tranquillo, digli al tuo amico che il serbatoio rimane pieno. Stiamo andando a Mississippi. Ah, ok, Greta, ci vediamo lì. Però la macchina è mia, guido io e ci devo anche fare la figura del tipo. Tieni, braccini corti. Braccini? Fermi, fermi. Adesso ve li faccio vedere io i braccini. Vi do una legnata che lo vedete. 3,20 euro. Si fuma l'oro, si fuma. Davvero? Già, che ti sentate. Cosa cazzo ha preso? Non lo so. Manca poco si ammazziamo. Era un uomo. Come un uomo? Ma cosa fai? Ma avete visto che gol ha fatto? No, io non ho visto niente. Andiamo a vedere. Ha fatto un volo esagerato. Lo so io cos'era. Era Superman. Era un tasso cammino. Dai. C'è pieno da queste parti. Dai, andiamo, che sennò si trova chiuso. E bravo Stefano, sei un cane, sono 10 punti. Stefano, a te ti ci vuole la patente formato famiglia. Sì, meno male guidavo io, con voi non si usciva via. Sì, vai Schumacher, portaci a Mississippi, vai. Lo sai come si chiama? No, genio, si chiama Pacco. Allora? Dove sono? Pacco, ragazzi, Pacco. No. Oh, ti sembrava buttasse bene. Pronto? Ma Stefano dov'è? È alla macchina. Ah, ecco. Allora? Niente, due graffi, ma la vernice è saltata. Ma che è successo? Ma no, niente. Ma le ragazze? Pacco. Ora arrivano. Ragazzi, Stefano ha detto che è una festa da un suo amico. Ed è una distesa di figa! Oh, grandioso! Andiamo! No, raga, ora arriva! Vai, Fra! Andiamo da Fosforo, che c'erano anche lui e gli altri con lui! Vabbè, ragazzi, avete sulla coscienza la donna della mia vita, eh? E ridammi le chiavi della macchina, vai, che prima o poi me la righite! Ma vai in cu... Ah, adesso non ti batte più il cuoricino, eh? Oh, ma quella è Greta! Oi, oi. Greta! Ma che è successo? Una macchina l'ha preso in piano. Porca puttana. Ora stanno arrivando la polizia e l'ambulanza. Che serata di merda. Davvero. Nascondi il fumo, bello.